schieramento della Esordienti 125 per questa federazione della ICS. Ovviamente ogni federazione ha il suo nomignolo per la categoria dei piloti, infatti si fa molta confusione. La WISP avrebbe una corrispondente nella Hobby, mentre nella ICS si chiama Esordienti. Nella FMI abbiamo invece i Sport Basic. Qui abbiamo la pole position di Guiducci, che è un ragazzo locale. Ovviamente tre ragazzi locali nelle prime tre posizioni: Guiducci, Scarponi e Grossi. Tanto che per ricordarmeli ho dovuto fare questo piccolo percorso mentale, che Guiducci ha gli Scarponi Grossi visto che questi ragazzi li troviamo alle gare qui nell'Alto Pesarese, nella zona di Pesaro. E ovviamente si vede perché sono localmente, hanno occasione di allenarsi e giustamente vanno forti in questa, cioè vanno forti in queste piste dove praticano, come succederebbe il contrario se venissero, per dire, nella zona del Maceratese o nella zona dell'Ascolano. In queste categorie c'è sempre il ragazzo che è ben pratico della pista e quindi ha un qualcosina in più degli altri, senza nulla togliere ovviamente al loro manico, ma la conoscenza della pista è importantissima. Abbiamo in questa categoria sempre il mio amico Domizzi Massimo, che qui a Fratte ha fatto sempre bellissime gare, ma con i fondi difficili lui emerge, perché con la guida grintosa che ha. Invece oggi c'è un fondo asciutto, molto secco, duro. Qui ci vuole una guida scorrevole, premia una guida fluida, liscia, senza tanti fronzoli, senza tante aperture del gas a vuoto. Qui si è schierato l'ultimo partente, tutti pronti, numerosa questa categoria. 15 secondi al via, occhio su Guiducci, vediamo se parte forte, ma attenzione a Domizzi perché ora sta in forma ed è bravo nelle partenze, bravo a partire, si è piazzato anche molto bene. Però abbiamo lo spunto del 51, caduta grossa, una caduta grande, il 51 va via, ma andiamo a vedere cosa succede là. Per fortuna si rialzano tutti in piedi. Questa partenza, come ripeto, non è delle migliori per quanto riguarda la sicurezza, perché una S così accentuata quando si entra in 40 è molto molto impegnativa. Comunque è partita la prima manche e per il momento tutto ok.